Benvenuti alla nuova puntata di GCN Italia. Pedalare in compagnia può essere utile e divertente allo stesso tempo, ma se non facciamo abbastanza attenzione può risultare molto pericoloso a volte. In questo video vi daremo alcuni consigli per indicare i pericoli e per rendere prevedibili le nostre intenzioni alle macchine che ci seguono. Quando vogliamo svoltare in un'altra strada o vogliamo cambiare corsia, dobbiamo segnalarlo, soprattutto se dobbiamo andare a sinistra. Bisogna prima girarsi per controllare che non sopraggiunga nessuna macchina, poi mettere il braccio sinistro teso con il palmo verso il basso e la mano aperta nella direzione in cui vogliamo andare e procedere con la svolta. Se invece non vogliamo svoltare né a destra né a sinistra, ma vogliamo fare un'inversione a U e tornare indietro perché magari abbiamo sbagliato strada o vogliamo ricongiungerci con un nostro amico, dobbiamo fare questo segno per avvisare i nostri compagni che ci seguono e girare quando possibile. Ci stiamo girando con un gruppo numeroso di persone in prossimità di uno stop. Sarebbe cosa buona e giusta alzare la mano per avvisare che siamo in procinto di fermarci, e se ad alta voce diciamo anche stop sarebbe la cosa migliore. Se invece siamo con un altro compagno d'avventure è sufficiente alzare la mano, ma anche a mezza altezza. Non c'è bisogno di alzarla completamente, neanche di urlare stop. Chi sta in testa a un gruppo di ciclisti ha anche la possibilità di vedere meglio l'asfalto e quindi anche le buche, che vanno segnalate. Se troviamo una buca in asfalto bisogna indicarla con il dito, facendo capire a quelli dietro di stare attenti. Se invece troviamo un ostacolo insuperabile come una macchina o una persona ferma in mezzo alla strada, dobbiamo mettere la mano dietro di noi e fare questo segno per far spostare tutto il gruppo nel lato sinistro della carreggiata. Ovviamente prima di far spostare le persone sul lato sinistro bisogna girarsi e controllare che non arrivi nessuno. Purtroppo in Italia di buche ce ne sono tante, quindi segnaliamole ed evitiamo di spostarci all'ultimo momento, perché sennò quelli dietro le prenderanno in pieno. Oh, ma segnale ste buche, Giorgio! C'era un cratere, un altro ancora, non segnali! Se troviamo invece un ostacolo, una persona che va più piano di noi, in mezzo alla strada, dobbiamo segnalarlo in questo modo, guardando dietro e poi spostandoci su un lato della strada per facilitare il compito a quelli che ci seguono. Se ci troviamo davanti un buco che non si può evitare, oppure un dosso, quelli che rallentano la velocità, si può muovere le braccia in questo senso in modo da tenere comunque le mani ben salde sul manubrio e prepararci a saltare il dosso o evitarlo nel migliore dei modi. Quando pedaliamo in compagnia e siamo in testa a tirare da un po' di chilometri, vogliamo giustamente dare il cambio a chi ci segue, basta fare questo semplice gesto con il gomito. A quel punto quello che è dietro di voi capisce che è il suo momento di tirare. Mi raccomando, prima di dare il cambio, controllare sempre che non arrivino macchine da dietro. Ricordatevi che c'è un gesto che non è così utile per schivare i pericoli, ma che va fatto, mi raccomando. Salutiamo i ciclisti che incontriamo sulla strada. E soprattutto ricambiamo il saluto. Se ci salutano prima loro, rispondiamo con un saluto. Non costa niente e non fate quelli che se la tirano anche non salutano nessuno. È brutto, sta male, dai. Se non volete togliere le mani, basta anche un cenno del capo. Ricordate che se siete dietro non dovete fidarvi completamente, disinteressarvi di quello che c'è davanti, quindi dovete sempre tenere l'occhio davanti sulla strada e segnalare a vostra volta quello che viene segnalato da quello che vi precede. Bene, se non conoscevate qualcuno di questi segnali, ora non avete più scusa per le vostre uscite in compagnia. Esatto, se il video vi è piaciuto ricordate di mettere like, commentare e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao.